Strano. Perché la porta è chiusa a chiave? Devo trovare un'altra strada. Potter, sono piuttosto indaffarato al momento. Professore, ho delle informazioni per lei. Credo che la ragazza uccisa da un mostro 50 anni fa sia Mirtilla Malcontenta. Lei potrebbe sapere dove si trova l'ingresso della Camera dei Segreti. Ah, bene, sì, se ne sei sicuro. Oh, sei tu. Che cosa vuoi? Chiederti come sei morta. Oh, è stato orribile. È successo proprio qui dentro. Sono morta in questo bagno. Me lo ricordo così bene. Mi ero nascosta perché Olive Hornby mi stava prendendo in giro per via degli occhiali. Mi rintanai in un cubicolo e iniziai a piangere. Poi sentii entrare un ragazzo. Disse qualcosa di strano in un'altra lingua. Così aprì la porta per dirgli di andare nel bagno dei maschi e subito dopo sono morta! Ma in che modo? Non ne ho la più pallida idea. Ricordo solo di aver visto due occhi immensi. È stato come se tutto il mio corpo si fermasse e poi svanisse galleggiando. In che punto esattamente hai visto gli occhi? Vicino ai lavandini. Guarda, i rubinetti si stanno trasformando in serpenti. Prova a dire qualcosa in serpentese. Ci provo. Apriti.
vado avanti io. Beh, mi sembra proprio che non ci sia bisogno di me. Io me ne vado. Noi ti seguiremo, Harry. Vero, professore? Oh, cielo! Aha, benvenuto Harry. Finalmente sei arrivato. Attento Harry, credo che abbia perso la ragione. Perso la ragione? Io? No, no, no. Non il grande Gilderoy Allock. È solo giunto il momento di porre fine a questa piccola avventura. Guarda! Tornerò nella scuola. Dirò che sono arrivato troppo tardi per salvare la ragazza e che voi due avete tragicamente perso il senno alla vista del suo corpo straziato. Oh no! So cosa ha in mente di fare. Vuole cercare di colpirci con uno dei suoi incantesimi di memoria. Sì, proprio il celebre incantesimo di memoria di Allock. Mi spiace ragazzi, ma non c'è altra soluzione. Ah! Oh, stai attento all'incantesimo di memoria. Ron, tutto bene? Ron! Sì, sono qui. Io sto bene, ma Allock un po' meno. È stato colpito dal suo stesso incantesimo di memoria. Cosa facciamo adesso? Beh, è impossibile passare di qui. Ci vorrebbero secoli. C'è una sola cosa da fare. Tu aspetti qui mentre io proseguirò da solo. Ginny è qui sotto da ore e se perdiamo altro tempo potrebbe diventare troppo tardi. D'accordo, Harry. Io inizierò a spostare queste rocce, così al tuo ritorno potrai passare. Thank you.
ucciderò. Incendio. Libendo. Incendio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Libendo. Ah!
Ancora viva, ma non per molto. Sono mesi che Ginny scrive sul mio diario, schiudendomi la sua anima. E io sono diventato sempre più potente, finché la mia forza è diventata tale da cominciare a riversare un po' della mia anima nella sua. È stata Ginny Wesley ad aprire la Camera dei Segreti. È stata lei a scrivere messaggi minacciosi sulle pareti e ad aizzare il serpente di Serpe Verde contro i Mezzosangue e contro la Gatta di Gaza. Temo che Ginny mi abbia raccontato tutto di te, Harry. Per questo ho deciso di mostrarti come ho catturato quel gran sempliciotto di Hagrid, per conquistarmi la tua fiducia. Speravo che un giorno qualcuno potesse seguire i miei passi per portare a termine l'opera di Salazar Serpeverde. Sapevo che eri sulle tracce dell'erede di Serpeverde, così ho portato Ginny qua giù. Tom Riddle era lo sporco nome di mio padre, un uomo comune. Ancora non hai capito, Harry. Son io, Lord Voldemort. Ora, Harry, voglio darti una piccola lezione. Parlami, Serpeverde. Tu che sei il più grande dei quattro di Hogwarts. Godric Grifondoro, forse potrei usare anche respingere il veleno del basilisco. Ah, questo veleno fa male. Ah.
E poi fu il silenzio. Silenzio, salvo il gocciolio continuo dell'inchiostro che trasudava ancora dal diario. Il veleno del basilisco, attraversandolo, l'aveva bruciato, producendo un buco che ancora sfrigolava. Tremante, Harry si alzò. La testa gli girava come se avesse percorso miglia e miglia portato dalla polvere volante. Ginny sospirò profondamente e rabbrividì. «Sono stata io, Harry, ma ti giuro che non volevo. È stato Riddle. Non ce l'ho fatta a dirgli di no.» Harry le disse di non preoccuparsi, che Riddle e il basilisco erano finiti. «Vieni, Ginny, usciamo di qui.» Ecco che volavano verso l'alto. Non avevano fatto in tempo a godersi l'ascensore, che già era finita. Tutti e tre capitombolarono sul pavimento bagnato del bagno di Mirtilla Malcontenta. Harry raccontò loro ogni cosa. Parlò loro della voce incorporea, di come alla fine Hermione avesse capito che si trattava della voce di un basilisco nelle tubazioni. Raccontò di Aragog, che gli aveva detto dove era morta l'ultima vittima del basilisco, di come lui aveva indovinato che la vittima era Mirtilla Malcontenta e che l'ingresso alla tana del basilisco, la camera dei segreti, avrebbe potuto essere nel suo bagno. Il professor Silente spiegò come 50 anni prima Voldemort, allora nei panni del sedicenne Tom Riddle, avesse incantato il proprio diario e come quel diario si fosse impossessato di Ginny. Più tardi, Harry riuscì a liberare Dobby dalla schiavitù di Lucius Malfoy, perché era stato proprio Lucius Malfoy a far sì che il diario di Tom Riddle finisse nelle mani della povera Ginny Weasley. Per quanto riguarda Harry, ancora una volta aveva dimostrato di essere il bambino sopravvissuto. Finalmente vediamo chi vincerà la Coppa delle Case quest'anno. Corvo Nero. Tasso Rosso. Serpe Verde. Grifondoro. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. Grifondoro. Thank you.
What?